Oggi, che è il primo webinar del nostro piano di azione 2020, prendiamo qualche minuto di tempo per consentire a tutti l'accesso in aula e nel frattempo vorrei intanto salutarvi e ringraziarvi per la partecipazione numerosa, salutare i tanti colleghi degli altri centri Europe Direct e dei centri di documentazione europea che sono, che stanno partecipando a questo webinar. Probabilmente si aspettavano l'intervento di apertura della nostra coordinatrice Claudia Salvi, che devo sostituire perché purtroppo è afona da qualche giorno e quindi Claudia è con noi, ma ci supporta, insomma, è presente in chat. Questo webinar è il primo appunto del 2020 e apre il ciclo che abbiamo dedicato alle reti europee al servizio di cittadini e imprese. Sono tante le reti europee che vengono promosse, coordinate o cofinanziate dall'Unione Europea nei diversi ambiti tematici e quindi ci sembrava assolutamente importante aumentare l'informazione e appunto l'informazione per i cittadini europei su tutti gli strumenti che sono messi a disposizione e che possono aiutarli a un maggiore accesso a informazioni oppure alla risoluzione di alcuni problemi. Il webinar di oggi è dedicato alle tutele, a quali tutele per i diritti dei cittadini europei e delle imprese nell'ambito del mercato interno. Come avete visto dal programma, presenteremo in particolare il centro europeo, la rete dei centri della rete europea per i consumatori, che è rappresentata dal punto di contatto italiano dal Centro Consumatori Italia, e poi abbiamo la partecipazione di Solvit, che è come dire, è un presidio importantissimo messo a disposizione da tutte le amministrazioni delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri sotto, diciamo, il coordinamento l'egida dell'Unione Europea per aiutare i cittadini a risolvere eventuali problematiche derivanti dall'applicazione iniqua o non corretta del diritto europeo da parte di un'altra amministrazione europea. Però poi appunto ci entreremo più nel merito con le presentazioni. Io volevo fare una piccola comunicazione di servizio e ricordare a tutti che questo webinar sarà registrato, quindi può essere fruibile e fruito anche in maniera differita. Potete fare le domande in chat e poi lasceremo 15-20 minuti di tempo per le domande eventuali o le richieste di approfondimento. Spero che l'audio sia ottimale e che non riscontriate problemi. In tal caso vi pregherei di darne un cenno, un riscontro in chat e segnalare qualsiasi problematica abbiate. Era previsto da programma anche l'intervento della rappresentanza della Commissione europea, purtroppo ci hanno comunicato che non possono intervenire per una sovrapposizione di impegni e quindi purtroppo dovremo fare a meno appunto delle note introduttive della Commissione europea. Questo webinar appunto è il primo di questo ciclo, ma i prossimi appuntamenti che stiamo ancora programmando sono schedulati tra questo mese, tra febbraio e marzo, vedono altri due webinar dedicati alla presentazione di altre reti informative che l'Unione Europea vuole per appunto avvicinare i cittadini e le imprese, quindi tutti i soggetti, tutti i portatori di interesse all'Unione Europea, e presenteremo un primo webinar sarà dedicato, il successivo webinar sarà dedicato alla presentazione della nostra rete degli Europe Direct, quindi questa rete di prima informazione per avvicinare appunto i cittadini all'Unione Europea, i centri di documentazione europea e l'Enterprise Europe Network. Un altro webinar sarà dedicato alla presentazione delle reti, soprattutto operative in ambito diciamo di formazione accademico e in ambito di programmi iniziative per i giovani. Quindi presenteremo la rete Euridice, la European Network Information Center in European Region, che ha competenze in tema di mobilità lavorativa e professionale, e poi ci sarà Eurodesk, che è la rete ufficiale del programma Erasmus+, proprio con competenze specifiche in ambito di politiche e iniziative per i giovani. Concluso questo primo ciclo dedicato alla presentazione delle reti informative messe a disposizione dall'Unione Europea, avremo un altro webinar dedicato alla plastica, al plastic free. I nostri utenti che ci seguono
Abitualmente avranno avuto modo di partecipare a un precedente webinar che abbiamo realizzato a fine 2019, che era dedicato proprio all'azione di impulso dell'Unione Europea all'economia circolare e alla riduzione della plastica monouso, un tema assolutamente importantissimo, cruciale, per il quale è fondamentale la responsabilizzazione. E la responsabilizzazione di tutti i cittadini europei. Allora abbiamo pensato di inserire un altro webinar su questo tema, sul tema del plastic free, però incentrato a questo punto non tanto sulla nuova direttiva e sull'azione di impulso dell'Unione Europea, ma su azioni concrete, buone prassi per continuare a ridurre quanto più possibile l'impatto della plastica sul nostro ambiente. E poi prevediamo un webinar anche sul tema della conferenza, sulla conferenza sul futuro dell'Europa, che come saprete è per la nuova Presidente della Commissione europea un tema centrale, rimettere in discussione, diciamo, il ruolo dell'Unione europea e avviare un dialogo strutturato con tutti i portatori di interesse su questi aspetti. Quindi, insomma, un altro webinar sarà dedicato a questa importante occasione. Le attività tipiche del nostro Europe Direct, oltre a questi webinar, sono anche delle giornate informative. Prevediamo appunto presso alcuni comuni laziali che ci ospitano, e questo è il calendario, di realizzare le giornate informative sia sulle opportunità europee che per i giovani, che ovviamente, avvicinandoci al nuovo periodo di programmazione, su quelle che sono gli strumenti finanziari, quindi i programmi a gestione diretta per il prossimo periodo 2021-2027. Ovviamente poi ci sono i nostri focus web, europa.formes.it e programmi comunitari che vedremo più nel dettaglio a breve, che sono costantemente aggiornati e implementati con una raccolta di una serie di notizie e informazioni utili di interesse appunto dei cittadini. Questo è il nostro consueto strumento informativo europa.formes, che come vedete c'è una sezione di notizie, una sezione documentale, una newsletter e diverse altre sezioni. Parliamo oggi di tutele dei consumatori europei per gli acquisti online. Chi di noi non ha fatto un acquisto di un viaggio o con l'e-commerce e quant'altro? Quindi è un tema assolutamente cruciale con cui, diciamo, ci confrontiamo quotidianamente. Allora, capire a quali tutele abbiamo diritto è fondamentale, soprattutto chi ci può aiutare per il rispetto di questi diritti e di queste tutele. E per esempio segnaliamo una notizia che abbiamo recentemente caricato sul nostro Focus Web Europa, che è proprio relativa a una recente indagine dell'Unione Europea come dire, sulla compliance, cioè su che ha rivelato appunto quanto ancora deficitarie siano, o comunque quanto grosse siano, le carenze informative delle imprese che praticano e-commerce, per esempio, quanto poco rispettosi degli obblighi di informazione e comunicazione prescritti dal diritto comunitario. E quindi vi invitiamo anche ad approfondire questa notizia, rispetto alla quale poi magari Flaminia Santilli, come Centro Italia per i consumatori, può dirci qualcosa in più. Proprio capire, a fronte di queste carenze delle imprese, dei provider, rispetto agli obblighi di adeguata informazione e tutela dei consumatori, quali azioni possono essere realizzate e messe in campo. E, come vi dicevo, c'è anche una sezione documentale in cui potete scaricare dei documenti, delle guide utili, sia quelle che abbiamo curato direttamente noi. A tal proposito segnaliamo un aggiornamento della guida utile cosa fa l'Unione Europea per la salute dei suoi cittadini, che abbiamo realizzato nel 2018 e aggiornato l'anno scorso con delle anticipazioni rispetto a quelli che sono gli strumenti finanziari previsti per il prossimo periodo finanziario. Ma qui ci sono tutta una serie di documenti anche ufficiali della Commissione Europea che possono essere liberamente di cui può essere tranquillamente fatto il download. Poi vi ricordiamo che abbiamo una newsletter con cadenza mensile, nella quale concentriamo un po' le informazioni principali di maggiore rilievo, e per poter essere inseriti nella mailing list e ricevere questa newsletter, vi invitiamo a cliccare nell'apposita sezione
appunto di Europa.Formez. L'altro corso web che cerchiamo di implementare costantemente è quello dedicato ai programmi comunitari. Come vedete, ovviamente ci sono tutti i programmi a gestione diretta del corrente periodo di programmazione del 14-20 e nelle more che vengano approvati i regolamenti definitivi dei nuovi programmi, abbiamo reso disponibili le informazioni relative alle principali novità e ai prossimi programmi, cioè ai programmi che saranno vigenti nel prossimo periodo di programmazione 2021-2027. Ovviamente abbiamo uno sportello aperto al pubblico, aperto sempre 5 giorni su 7, quindi gli utenti ci possono contattare o telefonicamente o recandosi direttamente presso il nostro sportello informativo, preferibilmente previo appuntamento, e siamo appunto a disposizione per dare informazioni, diciamo, di primo orientamento a tutti i cittadini che ne avessero bisogno. Non rubo altro tempo prezioso, quindi inviterei Flaminia Santilli del Centro Europeo Consumatori Italia a attivare la sua webcam e il suo microfono, così entriamo subito nel vivo della nostra tematica. Buongiorno, Prego Flaminia, buongiorno, si sente l'audio? grazie della collaborazione, della partecipazione, ti lascio la parola. Grazie. Grazie mille a lei, buongiorno e benvenuti. L'audio, con l'audio ci siamo, me ne accerto prima di iniziare con la presentazione. Innanzitutto mi presento, come vi ha anticipato la dottoressa Scordino, io sono Flaminia Santilli, una consulente legale del Centro Europeo Consumatori Italia. Ed oggi sono stata invitata al webinar per presentarvi diciamo, l'intera rete e i servizi della rete per comprendere concretamente come l'Europa, attraverso il nostro centro e la rete intera, aiuta i cittadini e tutela i loro diritti nel mercato interno. La European Consumer Centers Network, per comodità e per brevità la chiamerò ECCNET, è una rete istituita dalla Commissione europea ormai da 15 anni, si festeggia infatti nel 2020, appena iniziato insomma, il 15º anno di attività, una rete istituita dalla Commissione europea che risulta dalla fusione di due reti preesistenti, con la funzione di diciamo, offrire consulenza ed assistenza gratuite ai consumatori nelle controversie transfrontaliere, ovvero in tutte quelle controversie nelle quali il cittadino, il consumatore e il professionista, quindi l'azienda contro cui reclama, con la quale è sorto un problema, siano stabiliti in due diversi paesi della rete, che attualmente conta ben 30 centri nei 27 Stati membri e in Norvegia, Islanda e Regno Unito. Che da poco ormai non possiamo più annoverare tra gli Stati membri perché ha formalizzato la sua uscita dall'Unione, anche se i rapporti con l'Unione sono in via di definizione, nel periodo di transizione, quindi fino a dicembre 2020, il Centro Europeo Consumatori sarà presente anche nel Regno Unito. E quindi sarà possibile anche per i cittadini del Regno Unito e per i cittadini italiani che hanno o di qualsiasi altro stato della rete che dovessero avere un problema con un'azienda stabilita nel Regno Unito, sarà possibile avvalersi ancora dei servizi della ECCNET. Per quanto riguarda, diciamo, le caratteristiche principali della rete, tanto per inquadrarle nel piano insomma, di azione dell'Unione, la rete è cofinanziata dalla Commissione. Vedremo che non tutte infatti le reti sono dotate di queste caratteristiche. Ecco, la rete è cofinanziata dalla Unione Europea e dagli Stati membri dell'Unione. Nel nostro caso, quindi per quanto riguarda il Centro Europeo italiano, il finanziamento è in parte della Commissione, in parte del Ministero dello Sviluppo Economico e della Provincia Autonoma di Bolzano. Come dicevo, l'obiettivo fondamentale è quello di promuovere la fiducia nel mercato interno, svolgendo, diciamo, molteplici attività, tra le quali sicuramente un ruolo di grande importanza è proprio l'attività di informazione sui diritti dei consumatori e, diciamo, è importante ricordarlo, tutte le attività della rete sono attività, totalmente gratuite, proprio perché il finanziamento
diciamo, appartiene, proviene dalla Commissione e dagli Stati membri. Per quanto riguarda nello specifico il nostro centro, che ha, diciamo, delle caratteristiche analoghe a quelle degli omologhi nel resto della rete, non ha personalità giuridica, quindi non siamo un ente, siamo piuttosto un progetto, un'azione della Commissione, siamo gestiti da di Consum e dal Centro Tutela e Consumatori Utenti, cioè da associazioni nazionali di consumatori, e il Centro Europeo Consumatori Italia, ed è questa una peculiarità, diciamo, tutta italiana, è dotato di ben due sedi. Abbiamo una sede centrale a Roma e una sede trasfrontaliera a Bolzano. Entrando nel vivo, diciamo, della presentazione, quindi dopo aver presentato le caratteristiche generali del centro, passerei al nocciolo della presentazione dell'argomento, trattando dei servizi che la rete offre, quindi delle attività che la rete svolge. In realtà le attività sono numerose, si svolgono e si esplicano attraverso diversi canali, ma ci è sembrato opportuno raggrupparle in quattro macro-categorie. Innanzitutto la prima grande attività che il centro svolge, sia singolarmente sia congiuntamente agli altri centri della rete, è un'attività di informazione e di consulenza preventiva per i consumatori nelle questioni, come accennavo, trasfrontaliere, quindi laddove siano coinvolti consumatore e azienda stabiliti in due diversi stati della rete. L'informazione è sicuramente uno strumento di grandissima rilevanza, perché quando si parla di tutela del consumatore si pensa spesso, diciamo, è abbastanza comune pensare sempre alla fase rimediale, no? Cioè pensare sempre al momento in cui il consumatore ha già visto leso un proprio diritto. Non si associa molto spesso la tutela invece alla fase preventiva, cioè un consumatore informato è un consumatore già pienamente, insomma, tutelato, poiché è in grado di conoscere i propri diritti e quindi anche di esercitarli e di farli rispettare. Per quanto riguarda la fase rimediale, il centro ovviamente ha anche il compito di prestare assistenza per la gestione dei reclami, cioè per una gestione vera e propria del reclamo individuale trasfrontaliero. È chiaro che, essendo il carattere, diciamo, del trasfrontaliero essenziale, gli ambiti nei quali il centro interviene maggiormente sicuramente sono il settore del turismo, quindi pensiamo ad esempio a disservizi durante voli, viaggi in treno, o crociero, acquisto di pacchetti turistici. In questi casi, dove accade frequentemente che vi sia appunto un rapporto contrattuale fra il consumatore stabilito in un determinato stato e una compagnia aerea avente sede legale in un altro, possono verificarsi dei problemi che il consumatore in via autonoma non è riuscito a risolvere. In questo caso interviene il Centro Europeo Consumatori a prestare un'assistenza attraverso persone qualificate che quindi conoscano adeguatamente la normativa applicabile al caso concreto, e interviene appunto nell'assistere il consumatore nella gestione del reclamo, e poi vedremo nello specifico in che modo, aiutandolo quindi non solo ad esercitare i propri diritti da un punto di vista legale, ma anche pratico, perché molto spesso il problema che i consumatori incontrano quando devono far valere i propri diritti in una dimensione trasfrontaliera è anche un problema di tipo linguistico. E il centro interviene anche in questo senso. Un'altra macro attività, macro categoria, è sicuramente la cooperazione con le autorità preposte all'applicazione delle norme a tutela dei consumatori. Ogni Stato, ha infatti delle autorità, diciamo, in ogni Stato sono designate delle autorità, di enforcement, quindi preposte, proprio all'applicazione della normativa a tutela dei consumatori, e il Centro Europeo Consumatori collabora attivamente con queste, con l'autorità del proprio Stato. Pensiamo ad esempio
ai rapporti che il Centro Europeo Consumatori Italia ha con l'antitrust e attraverso le varie attività di cui il centro è investito, collabora con le autorità. A proposito, la notizia di cui parlava la dottoressa Scordino relativa all'indagine che la Commissione ha coordinato relativamente all'e-commerce e al fatto che ben 2/3 dei siti di e-commerce non rispettino, insomma, la normativa a tutela dei consumatori, ecco, in queste indagini un ruolo di fondamentale importanza può essere svolto proprio dal Centro Europeo Consumatori e dai suoi omologhi in Europa, poiché sono stati anzi investiti recentemente del potere di effettuare delle segnalazioni e quindi di raccogliere dei dati che sono poi utili a condurre queste indagini, a condurre anche, diciamo, sondaggi, a raccogliere informazioni e quindi a monitorare la situazione. E infine, l'altra grande categoria che racchiude una serie di attività che il centro svolge è quella relativa all'assistenza per l'accesso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e anche l'assistenza nell'accesso a delle procedure giudiziarie trasfrontaliere, cioè quelle procedure giudiziarie vere e proprie alle quali il consumatore può diciamo, ricorrere. Anche in assenza, anche senza l'assistenza di un vero e proprio legale. Come dicevo, analizzando nello specifico le attività che il centro svolge per quanto riguarda l'informazione, sicuramente l'informazione preventiva, come dicevo, è uno strumento di tutela fondamentale, ma l'informazione che il Centro Europeo Consumatori trasmette è relativa non solo ai diritti dei consumatori, ma anche ai messaggi che le istituzioni europee vogliono trasmettere, nel senso che il Centro Europeo Consumatori si occupa anche di rendere fruibile e di comunicare attraverso i suoi canali i progetti, gli sviluppi, i piani e gli obiettivi delle istituzioni. Per farvi un esempio, a dicembre la nuova Commissione si è insediata, ha presentato il proprio piano nel quale ha ribadito l'importanza della realizzazione e della transizione di un sistema verso un sistema sostenibile. Il Centro Europeo Consumatori ha inaugurato una campagna celebrativa del quindicesimo anno di attività, proprio trattando in un modo anche abbastanza divertente, quindi attraverso i canali social, il tema della sostenibilità, quindi informazione sia sui diritti del consumatore, ma anche sugli obiettivi delle istituzioni europee, che delle volte diciamo, ci sembrano così altisonanti e lontane, ma che in realtà ci forniscono tanti strumenti da utilizzare nella quotidianità, e penso che questo webinar oggi ne sia la prova tangibile. Ovviamente svolgiamo anche attività promozionali per consentire ai consumatori diciamo, di compiere acquisti e transazioni in consapevolezza e nella consapevolezza, insomma, dei loro diritti, ma anche dei loro obblighi nel mercato interno. Per quanto riguarda l'assistenza nei reclami individuali, il nostro centro e l'intera rete opera attraverso uno specifico protocollo. Utilizziamo una piattaforma informatica di gestione che ci consente quindi di avere una gestione celere e abbastanza tecnica del reclamo. Il consumatore, diciamo, al quale il Centro Europeo Consumatori offre assistenza è il consumatore che fondamentalmente non è riuscito in via autonoma a risolvere diciamo, il problema che ha incontrato, anche la lesione dei propri diritti che ha subito. Pensiamo ad esempio ad una cancellazione di un volo che attribuisce al consumatore una compensazione in denaro che non gli viene corrisposta, nonostante gli sforzi che il consumatore compie, la compagnia non gli riconosce tale diritto. Il Centro Europeo Consumatori aiuta il consumatore a far valere i propri diritti secondo delle precise modalità, e cioè nella gestione
di ogni reclamo sono coinvolti due diversi centri, il centro dello Stato nel quale è stabilito il consumatore e il centro dello Stato nel quale è stabilito il professionista, quindi che sia un venditore o una compagnia aerea, contro cui il consumatore reclama. Quindi si avrà una gestione congiunta che ha grandi vantaggi. Innanzitutto, ogni centro si interfaccia con, diciamo, la propria parte, quindi con il consumatore o con l'azienda, e quindi in questo modo vengono totalmente abbattute le barriere linguistiche, consentendo quindi al consumatore di non scoraggiarsi, perché molte volte queste difficoltà, la distanza, appunto la mancata conoscenza di una lingua straniera possono disincentivare il consumatore a perorare la propria causa in senso non legale, quindi diciamo, a far valere i propri diritti. In realtà interveniamo anche affinché questo sia possibile e sia insomma, facilmente realizzabile. Ovviamente, come dicevo, nell'attività di gestione dei reclami, il consumatore viene costantemente informato sui suoi diritti, su cosa, cioè, su quali diritti può esercitare e eventualmente sugli obblighi di cui è titolare, viene informato di qualsiasi avanzamento nello stato del reclamo e viene informato anche nel caso in cui, che può succedere, il reclamo non abbia un esito poi positivo, anche sulle alternative. E questo lo vedremo meglio anche fra poco, perché il centro è stato investito di diverse, diciamo, funzioni che esulano dall'attività di insomma, gestione solo dei reclami, ecco, interni. Un'attività molto importante che tra l'altro è stata recentissimamente implementata, è l'attività di cooperazione con le autorità di enforcement. Come dicevo, ogni Stato prevede, anche se con diversi, diciamo, poteri, delle autorità preposte proprio all'applicazione della normativa a tutela dei consumatori. In Italia possiamo pensare ad esempio all'antitrust, all'autorità di regolazione dei trasporti, varie autorità amministrative indipendenti, che monitorano l'applicazione delle norme a tutela dei consumatori nei loro ambiti di competenza. Il Centro Europeo Consumatori Italia e i suoi, diciamo, omologhi nella rete svolgono un'attività di collaborazione con queste autorità di fondamentale importanza, poiché avendo uno stretto contatto con i consumatori, quindi avendo anche un contatto quotidiano, sono in grado di conoscere le principali problematiche, i principali, abusi che il consumatore subisce nel godimento dei propri diritti, e quindi è in grado, collaborando con queste autorità, di informare anche la Commissione, quindi di porre in essere delle azioni in grado di reprimere questi comportamenti. E come dicevo, proprio la recente notizia sullo stato della virtuosità delle aziende nell'e-commerce è proprio frutto di una collaborazione di questo genere. Quindi la Commissione europea coordina delle azioni avvalendosi della collaborazione delle autorità nazionali di enforcement e anche dei centri europei, fornendoci così degli strumenti potenti di informazione con i quali possiamo tutelarci e quindi consentirci di svolgere transazioni online o comunque di sfruttare i vantaggi che il mercato unico ci offre in modo consapevole, quindi con maggiore fiducia e quindi con maggiore tranquillità. Un elemento di cui vorrei parlare brevemente è proprio una recentissima novità normativa. A gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento CPC, cioè il regolamento relativo alla cooperazione delle attività delle autorità nazionali di enforcement, che ha investito il Centro Europeo Consumatori di un'importante funzione, cioè quella relativa al meccanismo di segnalazioni esterne, cioè è stato ufficializzato attraverso poi anche un'attuazione nazionale il ruolo del Centro Europeo Consumatori come soggetto deputato a segnalare alle autorità di enforcement eventuali condotte di operatori commerciali in grado di pregiudicare l'interesse dei consumatori. Quindi uno strumento insomma molto, molto potente di cui è diciamo, sicuramente un compito
impegnativo che abbiamo accolto con grande favore ed entusiasmo, poiché ci consente di partecipare ancora più attivamente alla realizzazione a questo processo continuo, costante di tutela del consumatore. Altra importante funzione è quella relativa all'assistenza, nella tutela, all'assistenza, diciamo, nell'accesso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Infatti, molto spesso, capita che il ricorso alle vie legali sia disincentivante, a volte molto difficile, a volte dispendioso, ma, se questi sono elementi che possono, insomma, essere noti ai più, ciò che spesso non si conosce è il novero degli strumenti che l'Unione Europea ci mette a disposizione per risolvere le nostre controversie in via amichevole. Quindi, attraverso degli strumenti alternativi alla classica azione legale a cui spesso si pensa. In quest'ambito il Centro Europeo Consumatori svolge un compito di informazione, assistenza, divulgazione relativamente alle ADR, cioè alle Alternative Dispute Resolution, e alla piattaforma ODR, che è uno strumento informatico, quindi una piattaforma online, uno strumento digitale in continua implementazione, attraverso il quale le parti, quindi il consumatore, il professionista, possono in Europa devolvere la controversia ad un organismo terzo, appunto un organismo ADR, per risolvere in via bonaria la controversia insorta fra loro. È uno strumento informatico che funziona nel rispetto di determinate tempistiche, nel rispetto di determinate procedure. Il Centro Europeo Consumatori è anche punto di contatto nazionale per l'ODR e quindi svolge una funzione istituzionalizzata, quindi è stato designato per svolgere tale compito appositamente, di assistenza all'accesso della piattaforma anche da un punto di vista tecnico, perché prima si parlava di barriere, parlavo di barriere, ahimè, oggi non sono solo linguistiche, delle volte possono essere anche informatiche. Se pensiamo all'accezione di consumatore come soggetto che agisce per scopi estranei all'attività professionale, non è detto che sia un soggetto necessariamente informato, tecnologico o comunque in grado di utilizzare determinati strumenti. Quindi, anche se oggi siamo tutti iperconnessi, esistono magari ancora dei soggetti che non hanno questa dimestichezza e che quindi necessitano di un'assistenza anche da un punto di vista tecnico. Assistenza che il Centro Europeo Consumatori Italia è investito della funzione di effettuare, ecco. E, ovviamente l'attività di assistenza per quanto riguarda la risoluzione alternativa delle controversie non si rivolge esclusivamente ai consumatori, come invece accade per l'attività di assistenza nel reclamo, ma è un'attività che può essere svolta anche nei confronti degli organismi ADR che possono costituirsi ed interpellare il Centro Europeo Consumatori per comprendere i meccanismi di funzionamento, ma si rivolge anche ai professionisti. Il Centro Europeo Consumatori, come punto di contatto nazionale, è chiamato a rispondere anche ai quesiti e alle richieste dei professionisti che devono essere ovviamente posti collocati nella posizione di poter adeguatamente rispondere alle richieste dei consumatori e ai tentativi dei consumatori di risolvere in via bonaria una controversia. Un'ultima funzione, un'ultima, diciamo, categoria, ecco, è quella relativa all'assistenza e all'accesso alle procedure giudiziarie. Infatti, finora vi ho parlato di come il Centro Europeo Consumatori incentivi la risoluzione delle controversie da un punto di vista stragiudiziale, quindi cercando sempre una soluzione amichevole, una soluzione bonaria. In realtà esistono anche degli strumenti di coordinamento delle azioni giudiziarie a livello europeo, cioè degli strumenti che le istituzioni hanno previsto affinché fosse possibile per un cittadino europeo adire le vie legali, non incontrando gli ostacoli che un'azione ordinaria comporterebbe da un punto di vista economico, quindi dei costi, da un punto di vista della lingua, da un punto di vista della burocrazia.
Il Centro Europeo Consumatori è stato investito anche della funzione, è stato diciamo, designato dal Ministero di Giustizia quale organizzazione competente a fornire informazioni sull'accesso a due procedimenti europei, procedimento europeo per le controversie di modesta entità e per l'ingiunzione di pagamento europeo, cioè due azioni giudiziarie vere e proprie. In particolar modo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere attivato senza l'assistenza di un legale ed è un procedimento totalmente informatico. Il Centro Europeo Consumatori offre assistenza anche all'accesso a queste procedure. Quindi possiamo descrivere l'attività del centro attraverso, se vogliamo, un'immaginaria linea, un immaginario percorso lineare. Si informa il consumatore, lo si assiste nella presentazione del suo reclamo contro il professionista. Se il reclamo non va a buon fine, si gestisce il reclamo cercando una soluzione bonaria, amichevole. Se non si raggiunge tale soluzione, si presta assistenza nel caso in cui il consumatore sia intenzionato ad adire le vie legali in una dimensione transfrontaliera, quindi in una dimensione in cui far valere i propri diritti potrebbe essere molto più complesso di quello che si pensi. E sono ancora in fase di elaborazione i dati ufficiali relativi all'attività del 2019, ma per darvi un'idea, insomma, dell'attività che il centro svolge, vi posso riportare con precisione quelli del 2018, nel quale abbiamo registrato circa 6.000 richieste di informazioni, quasi 3.000 reclami gestiti e circa 200.000 euro recuperati a favore dei consumatori. Quindi un'attività sicuramente positiva e sicuramente che ci fornisce sicuramente dei buoni riscontri, nel senso che ci rendiamo conto che i consumatori hanno bisogno di essere informati e tutelati, soprattutto in una realtà come quella, diciamo, odierna, in cui l'evoluzione della tecnologia, l'abbattimento vero e proprio delle barriere consente sì lo sviluppo di un mercato unico che ci fornisce tantissimi vantaggi, ma molto spesso può nascondere anche delle insidie. Che cerchiamo in questo modo di ovviamente di palesare o comunque di fornire ai consumatori gli strumenti per affrontarle e quindi per far valere insomma, i propri diritti. Gli ambiti nei quali maggiormente interveniamo, per fornirvi qualche ulteriore dato, essendo necessario il carattere trasfrontaliero, è facile immaginare che sia sicuramente il settore del turismo. E quindi i reclami che possono riguardare i diversi tipi di trasporto, il trasporto aereo, il trasporto marittimo, il trasporto ferroviario su pullman, anche perché, questo è un dato molto importante, la tutela che la normativa europea offre ai passeggeri è una tutela unica al mondo, unica nel suo genere, una tutela molto incisiva che altre dimensioni territoriali, altri stati non possiedono. L'Unione Europea ha invece una tutela per i passeggeri molto forte e molto efficace. Un altro settore, come anticipava la dottoressa Scordino, nel quale operiamo concretamente molto, è sicuramente l'e-commerce. Oggi, tra l'altro, è il Safer Internet Day, la giornata per la sicurezza in rete, quindi noi portiamo avanti numerose campagne sulla sensibilizzazione dei consumatori nell'utilizzo di internet per fare acquisti, per la tutela della privacy, per evitare discriminazioni basate sulla residenza, sulla provenienza, da un punto di vista appunto geografico. Poniamo in essere e portiamo avanti molte campagne, poiché anche nell'ambito dell'e-commerce la normativa prevede tantissimi diritti che però non tutti conoscono. Il diritto di recesso, la garanzia legale di conformità. Molto spesso quando facciamo acquisti online, compiamo operazioni in modo molto veloce, non ci preoccupiamo di verificare che gli stati, che scusatemi, i professionisti rientrino in quella percentuale virtuosa che la Commissione ha evidenziato nel recente report, nella recente notizia.
non ci preoccupiamo di verificare l'esistenza di determinati requisiti che la legge pone come obbligatori proprio a tutela dei consumatori, e quindi ci ritroviamo poi ad essere stati, diciamo, truffati o non conoscere le modalità attraverso le quali poterci riscattare, e poi che magari non siamo stati accorti in una fase antecedente, perché magari non sappiamo, decidiamo di restituire un bene, di esercitare il diritto di recesso senza sapere che magari nella nostra situazione specifica avremo diritto ad una tutela maggiore e migliore. E quindi in questo siamo impegnati nell'informare anche in modo abbastanza leggero. Noi abbiamo attivi diversi canali social e cerchiamo di comunicare anche tramite quelli in un modo che possa essere fruibile, che possa per tutti. Cerchiamo proprio di, in primo luogo, di comunicare la consapevolezza e di quindi far sì che i consumatori sappiano in primo luogo in maniera autonoma come comportarsi, e poi interveniamo anche nella fase, insomma, rimediale. Penso di essermi dilungata abbastanza. Ci siamo? Eccoci, no, grazie, grazie mille Flaminia, non si è dilungata per niente, ha rispettato i tempi Ah, e soprattutto perfetto. tempo prezioso, ben speso, perché grazie mille per la chiarezza, per la completezza delle informazioni e soprattutto per la concretezza della presentazione, perché il Centro Europa Consumatori Italia ha proprio un ruolo molto concreto, e questo webinar voleva proprio dimostrare che l'Unione Europea si attiva per definire una normativa a livello europeo, ma poi crea tutta una serie di strumenti e di istanze per fare in modo che questa normativa sia veramente concretamente ed efficacemente implementata e rispettata. Volevo solamente richiamare, visto che sono impressionanti quei dati citati dal Centro Consumatori Europeo Italia, rispetto ai casi trattati, al numero di reclami e al numero appunto di utenti che sono stati assistiti, è assolutamente una cosa molto, molto importante. Quindi è importantissimo che quanti più cittadini e consumatori possibile conoscano le realtà che sono messe a disposizione nelle varie forme dall'Unione Europea, che siano finanziate, coordinate o promosse dall'Unione Europea. Quindi grazie molte per il lavoro che fate, grazie ancora per questa testimonianza. Io invito tutti i partecipanti, se avessero delle domande o delle richieste di chiarimento, a formularle tranquillamente in chat, che poi, ripeto, ci prenderemo una decina di minuti da dedicare a questi approfondimenti. Volevo, prima di passare la parola a Giuseppina Valenti, che è la referente del Centro Solvit Italia, in capo al Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volevo richiamare un attimo alcuni dati di quell'indagine di cui abbiamo parlato prima, di quell'indagine a tappeto che l'Unione Europea, la Commissione, ha promosso in raccordo con tutte le autorità nazionali degli stati membri preposti all'enforcement della normativa sul mercato interno. Sono stati, questo appunto per un'informazione un po' più completa dei nostri utenti, sono stati, diciamo, mappati, controllati, se Flaminia ce lo conferma, circa 500 siti di e-commerce, e gli esiti sono veramente impressionanti, perché di questi 500 siti di e-commerce che sono stati controllati rispetto alla loro compliance ai requisiti minimi previsti dalla normativa comunitaria, risulta proprio con gravissime carenze. Per esempio, oltre un quarto dei siti web non informa debitamente i consumatori rispetto al loro diritto di recesso e a come esercitarlo e con quale tempistica. Il prezzo a volte le informazioni sono un po' falsate, perché non viene indicato il prezzo finale, quindi in qualche maniera si può configurare anche, no, un inganno per il consumatore, perché non vengono poi chiarite tutte le componenti del prezzo finale che va a gravare sul consumatore, quindi in qualche maniera ledendolo. Oppure spesso alcuni siti non fanno menzione neppure del diritto alla garanzia minima di 2 anni prevista dalla legge. Quindi il fatto che questa indagine a tappeto promossa dalla Commissione europea abbia rilevato queste discrasie, o comunque queste carenze, come dire, giustifica ancora di più e suffraga ancora di più l'importanza di centri come quello, del ruolo esercitato dalla rete europea dei centri consumatori, di cui il vostro centro, il Centro Italia, appunto, è il referente per il nostro paese. Quindi c'è tanto bisogno ancora del vostro aiuto, e quindi è bene che tutti i cittadini
vi conoscano e possono fare ricorso ai vostri servizi o alle vostre informazioni per evitare di trovarsi in queste situazioni. Motivo per cui ricordo a tutti i nostri utenti del webinar di oggi che questo webinar, anche perché vedo che alcuni sono entrati nell'aula un po' in ritardo, ricordo a tutti che questo webinar è registrato, quindi può essere fruito, se si può essere fruito anche in un altro momento, e al fine di capitalizzare quanto più possibile la divulgazione di queste informazioni che sono assolutamente utili e concrete, vi invitiamo anche a darne comunicazione e diffusione anche attraverso i vostri canali. Quindi poi al termine di questo webinar, poco dopo sarà reso disponibile sulla medesima, ci sarà un link con la registrazione sulla medesima pagina su cui avete effettuato la registrazione. E direi di non perdere altro tempo, passerei la parola quindi alla referente del Centro Solvit Italia. Flaminia, ci riaggiorniamo in caso di domande Perfetto. nel webinar. Ringrazio ancora per il prezioso contributo e passerei la parola quindi a Giuseppina Valenti che ci presenterà appunto Solvit. Come preciserà, non è una rete cofinanziata dall'Unione Europea, però è una rete fortemente voluta dalla Commissione Europea e realizzata grazie alla collaborazione di tutte le amministrazioni degli stati membri. Allora, la parola a Giuseppina Valenti e io prego. Tutti Devi e attivare ecco, è attivato. il Io ho attivato il microfono microfono, sì. e anche l'audio. Anche così. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Giuseppina Valente e lavoro, mi presento al Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio Mercato Interno, dove c'è presente il Centro Solvit Italiano. Il Centro Solvit fa parte del Dipartimento, quindi è pubblica amministrazione a tutti gli effetti e tutti i centri Solvit, perché noi siamo appunto 31 centri, fanno tutti parte delle pubbliche amministrazioni, quindi è un servizio totalmente pubblico. Siamo promossi dall'Unione Europea, dalla Commissione in particolar modo, e siamo seguiti dalla DG GRO. Dunque, che cos'è il Solvit? È una rete di assistenza ai cittadini e alle imprese, costituita da 31 centri nazionali perché ne fanno parte appunto tutti gli stati membri, UK come per la presentazione che ha fatto la collega, è uscito ovviamente dall'Unione Europea ma continuerà a far parte come centro fino alla fine del periodo transitorio, quindi fino a dicembre 2020, e partecipa anche ai paesi dello spazio economico europeo. Questi centri, quindi una rete centralizzata, immaginate appunto il centro, la commissione e poi tutti questi centri che lavorano e cooperano quotidianamente per risolvere problematiche, le cui caratteristiche sono queste tre che vi ho evidenziato in grassetto, quindi problematiche trasfrontaliere causate da una violazione del diritto europeo da parte di una pubblica amministrazione. Quindi il problema deve riguardare almeno due paesi. Il problema del cittadino o dell'impresa deve riguardare almeno due paesi, non ci occupiamo di problemi nazionali. E, il cittadino o l'impresa lamenta una, diciamo così, potenziale violazione del diritto europeo, ma siamo poi noi che dobbiamo cercare di capire se effettivamente c'è questa violazione o meno, e la violazione deve essere appunto stata effettuata da una pubblica amministrazione. Per pubblica amministrazione intendiamo un concetto molto aperto, quindi amministrazioni centrali, regionali, locali. So che alcuni di voi che siete collegati, almeno quando ho avuto modo di vedere i partecipanti, sono nelle ASL o in comuni, quindi noi riceviamo anche reclami appunto contro le ASL, contro i comuni. Non so se vi abbiamo contattato in qualche caso per qualche reclamo che magari c'era stato aperto da un altro paese. Dunque, la prima cosa che volevo dirvi, oltre al punto dove siamo, è che l'Italia, come potete immaginare, è tra i centri che ha il più alto carico di lavoro, cioè siamo oggetto di moltissimi reclami e ovviamente apriamo anche moltissimi reclami nei confronti degli altri 30 paesi che fanno parte della rete. L'idea è quella, appunto l'ho segnalato qui perché proprio volevo darvi l'impressione che si tratta di una rete che funziona. Così come la rete dei consumatori funziona, così funziona anche Solvit. Sono reti che tra l'altro la Commissione ha creato nello stesso periodo, intorno ai primi anni 2000, proprio perché si voleva far sì che attraverso la cooperazione amministrativa, la cooperazione tra paesi, si risolvessero quei problemi di fronte ai quali i cittadini, diciamo, si trovano
impossibilitati nel risolvere da sé. Perché? Perché cosa può fare un cittadino se si trova, se viaggia, se lavora, se vuole far ricongiungere un familiare da un altro paese, se ha problemi con patenti o con riconoscimenti di qualifiche, l'unica cosa che può fare è può rivolgersi alla giustizia, quindi sia nazionale, sia pure può anche fare un reclamo alla Commissione, per esempio, però si tratta di azioni che sono molto lunghe, e non sono solo molto lunghe, ma sono anche molto costose. E di conseguenza la Commissione ha voluto creare un sistema per risolvere in maniera gratuita, perché il Solvit è una rete gratuita, in maniera anche rapida, problematiche di cittadini di natura trasfrontaliera. Come potete vedere qui, in 70 giorni dall'apertura di un caso, l'altro centro, perché appunto noi cooperiamo tra centri, per ogni problema lo anticipo, siamo sempre due paesi. Questo diciamo, è stata una garanzia che la Commissione ha previsto nei confronti degli stessi cittadini, perché immaginate, io potrei al centro italiano ricevo una segnalazione nei confronti di una pubblica amministrazione italiana, potrei essere portata a dire non voglio aprire un reclamo, tu non hai ragione. No? Invece nel Solvit sono sempre due centri ad agire, quindi ogni caso è valutato da un paese diverso. Nel caso in cui avrò appunto un reclamo di un cittadino italiano e questo reclamo è trasfrontaliero, comunque io girerò la mia richiesta e questo cittadino si lamenta contro un'amministrazione italiana, io girerò la mia richiesta, per esempio la collega francese, spagnola, e lavoreremo insieme per cercare di risolvere la controversia. Dov'è che non siamo competenti? Ecco qui, su questo scorro, insomma, vado molto veloce, nei reclami tra consumatori, tra imprese, tra consumatori e imprese, come abbiamo visto c'è un'altra rete, e non possiamo intervenire laddove sono previste delle scadenze della legislazione nazionale. Come sapete, le direttive, a differenza dei regolamenti europei, devono essere attuati negli Stati membri, quindi generalmente l'attuazione è solitamente un paio d'anni. Quindi in quel periodo transitorio noi dobbiamo aspettare ovviamente che la direttiva venga recepita e che quindi da quel momento è per lo Stato, possiamo diciamo così, accusare lo Stato di aver violato un diritto. E ecco un altro motivo per cui noi non possiamo intervenire, come potete vedere nell'ultimo punto, è quando c'è una procedura giudiziaria aperta. Ovviamente noi siamo una rete di cooperazione amministrativa, per cui è evidente che quando il cittadino ha già effettuato un ricorso, sia a livello europeo sia a livello nazionale, in questo caso dovrà aspettare, diciamo, che la giustizia faccia i suoi tempi, anche perché sicuramente la giustizia è un organo a noi superiore, quindi non possiamo intervenire. Il cittadino può tuttavia decidere di rivolgersi a noi e poi magari in un secondo momento, se intende fare ricorso, in questo caso il suo caso sarà chiuso e la sua richiesta verrà conclusa. Questi sono un po' i problemi su cui noi lavoriamo. Io l'ho divisa in due slide. Immagino che siete quasi tutti presso amministrazioni o comunque insomma siamo interessati più come cittadini che come imprese, però Solvit si occupa anche di impresa. Questi sono un po' i nostri settori: sicurezza sociale, salute, libera circolazione delle persone, libera circolazione dei lavoratori dei servizi, riconoscimento delle qualifiche professionali, che è un settore purtroppo insomma, è un peccato dirlo perché è un settore dove ci sono moltissimi problemi, quindi di professionisti che si muovono in Europa, che vanno da un paese all'altro e che non hanno la propria qualifica, non vedono la propria qualifica riconosciuta per ritardi oppure per differenze di formazioni tra paesi, e registrazione di veicoli a motore e patenti, quindi conversione di patenti, conversione di targhe, accesso all'educazione. So che qualcuno fa parte dell'università e quindi abbiamo anche su questo, ovviamente non è una categoria principale, ma abbiamo avuto diverse volte anche reclami contro l'università. Prima di passare alle imprese, volevo ecco anticiparvi che voi potete essere
interessati a Solvit, quindi sia come cittadini, sia come amministrazioni, come rappresentanti delle amministrazioni, nel senso, immagino una pubblica amministrazione che ha un URP, ad esempio, potete voi tramite l'URP inviare l'URP del vostro ministero, se per esempio siete in un'amministrazione centrale, ma anche presso la regione, potete inviare un reclamo al Solvit, quindi agite a difesa del cittadino, segnalate al cittadino, cioè non solo potete consigliare al cittadino di rivolgersi a Solvit, ma potete agire come intermediari del cittadino. Queste le problematiche delle imprese, libera circolazione servizi, beni, ecco, sta per entrare in vigore il nuovo regolamento sul mutuo riconoscimento, entrerà in vigore ad aprile ed è un regolamento dove, tra l'altro, per la prima volta c'è un articolo, l'articolo 8, che è proprio dedicato al Solvit, nel senso in qualsiasi tipo di transazione sarà menzionata Solvit come strumento a cui appunto l'imprenditore potrà rivolgersi in caso di reclami contro un'autorità amministrativa di un altro paese membro. In questo caso noi abbiamo uno specifico intervento della Commissione, ma insomma qui entriamo un po' troppo sul tecnico. Fiscalità, quindi rimborsiva, libera circolazione dei capitali, libera circolazione dei lavoratori, appalti, anche questa è una sezione diciamo molto ristretta perché c'è un'apposita rete sugli appalti. E ecco, questo un po' per farvi un po' capire l'incidenza delle varie aree. Come vedete, noi lavoriamo moltissimo sulla sicurezza sociale e molto meno sulle imprese, è per questo che cerchiamo di promuovere il Solvit anche tra le imprese. E la sicurezza sociale, il riconoscimento del riequilibrio professionale e la libera circolazione delle persone, come vedete, è tra i settori più rilevanti. Ed ecco, insomma, non potevo fare a meno di mettere questa slide un po' per farvi capire quali sono i problemi sulla sicurezza sociale che più accadono. Pensate a tutte le persone che hanno lavorato in due paesi, quindi ai pensionati o chi vuole andare in pensione, quindi problemi di ricongiunzione di contributi. Moltissimi dei nostri reclami, quelli sono ad esempio contro l'INPS e le centinaia di uffici di INPS in Italia, gli assegni familiari, le disoccupazioni, la copertura o il rimborso delle spese sanitarie per cure ricevute in un altro paese. Su questo appunto vi farò un esempio perché più che altro è un caso che può capitare a tutti, nel senso quello di dover essere assistiti quando si viaggia in un altro paese. Come lavoriamo? Così come per le Cinet, noi siamo connessi da un database, e questo database è un database della Commissione europea, che quindi cura tutto l'aspetto tecnico tecnicamente noi riceviamo un reclamo da un cittadino, abbiamo dei tempi stabiliti, ecco, questo è molto importante, ma abbiamo dei tempi per lavorare che dobbiamo rispettare categoricamente, in quanto il tutto deve avvenire in un periodo di tempo limitato e questo per le amministrazioni italiane a volte è un po', diciamo, difficile da far capire. Questa è una slide che appunto fa capire come funzioniamo. Come vedete, il cittadino o l'impresa si rivolge a noi. Noi non lavoriamo, ecco, questo volevo dire, non lavoriamo su informazioni o su consulenze, lavoriamo su problemi. Quindi il cittadino deve lamentare un qualcosa, lamentare la violazione di un proprio diritto. Saremo poi noi che cercheremo di capire se questa violazione sia effettiva oppure no. Quindi noi riceviamo la richiesta e esaminiamo. Ecco, da questo momento noi abbiamo 7 giorni per farvi capire come i tempi sono abbastanza stretti e abbiamo 7 giorni per capire se è un caso Solvit o meno, cioè se ha i 3 requisiti fondamentali, quindi controamministrazione, transfrontaliero e una violazione, cioè se in qualche maniera investe il diritto europeo. Cosa facciamo? Analizziamo in questa seconda fase, ogni centro ha 30 giorni per parlare anche col cittadino, cioè vedere il suo reclamo, raccogliere la documentazione, se non è chiaro quello che il cittadino ha scritto, contattarlo, sentirlo, noi abbiamo appunto pure noi un'assistenza telefonica e quindi spesso li contattiamo per cercare di capire il cuore del problema e se si ravvisa
una violazione, in questi 30 giorni, se riteniamo che effettivamente un'amministrazione di un altro paese abbia violato un diritto europeo, apriamo nei confronti di un nostro collega, quindi di un altro centro, un reclamo ufficiale. Nell'aprire un reclamo ufficiale, il database lavora in inglese, quindi il reclamo va scritto in inglese, e nell'aprire un reclamo noi dovremmo, oltre che allegare la documentazione, dovremmo dire tu, non so, pubblica amministrazione francese sta violando l'articolo 10 della direttiva 2004/38 sulla libera circolazione delle persone, dei cittadini dell'Unione Europea. E il nostro, l'altro centro Solvit, da quel momento, una volta accettato il caso, da quel momento dispone di 70 giorni per risolvere il problema. Quindi dovrà presentarci una soluzione. Una soluzione oppure, diciamo, investigando con la propria amministrazione, dovrà chiarire che magari, non so, magari il cittadino ha capito male, magari le cose non sono andate proprio così. Quindi ha un tempo limitato per immettere, perché appunto si tratta proprio di immettere in questo database della Commissione una soluzione che poi noi dovremmo valutare. Ovviamente, diciamo, il centro che ha aperto il caso dovrà effettuare poi una valutazione, diciamo così, autonoma, se nel caso specifico sia stato risolto il problema, cioè sia stato rispettato il diritto di unione. Capita molto spesso, per esempio, che il cittadino non è contento, però se il diritto europeo è stato rispettato, noi abbiamo ovviamente l'obbligo di chiudere positivamente il caso. Ecco, nel caso classico, vi anticipavo sull'assistenza sanitaria, per farvi un esempio e cercare di essere più chiara, non so, un cittadino che è stato, supponiamo in Spagna, si è fatto male, è dovuto andare a pronto soccorso, ha esibito la tessera europea, la TEAM, che è quella che ovviamente non dimenticate mai quando viaggiate in un altro paese, perché è quella che vi dà diritto all'assistenza e ad essere trattati esattamente come un cittadino di quel paese. E poi magari rientrando in Italia vede che si vede recapitata una fattura, questa è una cosa che capita molto spesso, una, due fatture, e dagli ospedali, dagli uffici amministrativi degli ospedali, quindi insomma che vanno assolutamente pagate, ecco, si può rivolgere a noi, noi valutiamo la richiesta e decidiamo di aprire un caso nei confronti, in questo caso della Spagna, citando appunto, in questo caso ci sono i regolamenti, quello di regolamento 883 e quello attuativo, e apriamo un caso nei confronti del nostro collega. Il nostro collega è libero di agire come vuole, nel senso potrà sentire l'ospedale o potrà sentire l'ospedale e magari il Ministero della Salute spagnolo. Noi cerchiamo anche, ci regoliamo a seconda della difficoltà del reclamo. Ci sono dei reclami, diciamo, un po' più banali o comunque che capitano spesso, altri un po' più complicati. In quel caso spesso è importante sentire anche magari l'amministrazione centrale. La stessa cosa facciamo noi, le ASL, con il Ministro della Salute. Diciamo, il caso si conclude, si dovrebbe concludere in 70 giorni. Ecco qui, questa per farvi capire un po', ho messo due grafici per non annoiarvi, solo per farvi capire un po' l'entità dei casi. Qua come lead significa i casi contro la propria amministrazione, quindi i lead, cioè, l'Italia, ecco, è qui. Come vedete, l'Italia riceve molto, molti più reclami rispetto a quelli che apriamo nei confronti di altri paesi. E un po' è anche normale, ad esempio, abbiamo molti reclami anche dalla Romania, dalla Bulgaria, da persone, lavoratori che sono venuti a lavorare in Italia, però appunto, e quindi aprono reclami contro le amministrazioni italiane. Qua siamo home, quindi siamo noi che apriamo reclami contro gli altri. Un altro breve grafico per far capire che il Solvit si occupa anche delle imprese. E quindi, come vedete, però il rapporto è molto basso, però diciamo sicuramente le imprese sono più, come posso dire, più strutturate, magari hanno più un ufficio legale, sono più organizzate e quindi l'utilizzano meno. Però abbiamo esempi anche di grandi società e di problemi risolti sia per grandi che per piccoli.
piccole società. Il tasso di soluzione per le imprese è di circa l'80%, che comunque insomma è un tasso abbastanza alto, non come quello dei cittadini che è ancora più alto. Ecco, chi può inviare reclami? Questa è una slide che fa capire come non solo i cittadini e le imprese, quindi voi come cittadini, in questo caso potete rivolgersi a Solvit, ma si possono rivolgersi a Solvit anche tutti questi intermediari. Li ho separati in questo caso, e questi primi, Europe Advice, di cui vi parlo, ho messo una slide, Europe Direct Contact Center e Commissione Europea, hanno la possibilità di inserire direttamente un reclamo nel database della Commissione. Proprio ci arriva da loro. Sapete, so che ci sono dei colleghi di Europe Direct collegati, tutti voi potete, appunto, sicuramente se arriva un cittadino e vi pone un problema, potete voi come intermediari aprire un reclamo che poi noi valuteremo, cioè valuteremo e cercheremo di capire se c'è la violazione o se questa violazione non c'è. I vostri colleghi, insomma, non so come è organizzato, comunque questo centro che sta a Bruxelles, che è comunque un centro di Europe Direct, invece loro quando ricevono una richiesta possono direttamente inserire nel database il caso e io lo vedrò come appunto richiesta pervenuta da ABCC. E tutti gli altri sono comunque intermediari, come vedete, ecco, so che ci sono delle ASL, delle università, quindi gli URP, gli ordini professionali, anche patronati e sindacati. Spesso si rivolgono a noi perché magari hanno una richiesta di un pensionato, di qualcuno che è andato da loro, e loro si rivolgono a noi come intermediari, ci chiedono di interagire. Chiunque può fare l'intermediario purché ovviamente non c'è un lucro dietro. Nulla toglie che noi riceviamo anche reclami da avvocati e in tal caso dobbiamo poter contattare il cittadino e precisare che Solvit è un sistema gratuito, quindi diciamo se è un diritto del cittadino farsi assistere un avvocato, tuttavia il cittadino deve sapere che l'avvocato che chi ha risolto il problema è Solvit e non l'avvocato, e quindi magari tenerne conto nella parcella. Questo diciamo quanto in un primo momento non accadeva. E ovviamente su questo ci sono vantaggi per entrambi, per noi perché il Solvit magari non è ancora conosciuto, quindi noi in questa maniera riceviamo da voi anche come appunto Europe Direct, come centri intermediari, riceviamo potenziali reclami. E, allo stesso modo voi potete, diciamo, fare il vostro lavoro e farlo meglio, nel senso che nel momento in cui arriva qualcuno che vi dà qualcosa ed è un problema, mi raccomando, non una richiesta di informazione, ma un problema, e potete non dirgli semplicemente c'è Solvit perché lo conoscete, ma potete voi stesso contattarci e aprirci il reclamo, e noi il cittadino in questo caso non lo sentiremo, il nostro rapporto sarà con voi. Quindi diciamo questa interazione tra reti, perché siamo diciamo reti diverse con compiti diversi, e di conseguenza diciamo conoscerci possiamo fare in certa maniera sinergia e sicuramente fare un lavoro migliore sia noi che voi. Sì, vado veloce, la Commissione europea fa un ruolo di coordinamento, fa un monitoraggio e tutti i casi non risolti possono diventare, sono diciamo presi un po' dalla Commissione per intraprendere azioni preventive e eventualmente anche per aprire procedure di infrazione. Funziona perché appunto ci sono scadenze certe, trasparenza, e la Commissione ci aiuta quando i due centri hanno differenti, due centri che poi sono due paesi, hanno differenti visioni del diritto europeo. In quel caso noi possiamo chiedere la consulenza alla Commissione e la Commissione ci dà un cosiddetto ILA, cioè un informal legal advice, ci dà una consulenza. E vado avanti su questo perché appunto vedo che siamo in ritardo, i risultati, ecco, li ho un po' anticipati, una rete che funziona, e noi siamo monitorati, questo lo potete vedere dall'Internal Market Scoreboard, è un documento che fa la Commissione dove fa un monitoraggio di tutti i servizi europei, tra cui appunto c'è l'Essinet, ci sono le infrazioni, ci sono tante. Questi i nostri risultati, reali soluzioni, chiarimenti, anche i chiarimenti sono importanti perché diciamo aiutano a far sì se il cittadino pensa di aver subito diciamo, la lesione di un diritto e tu invece gli spieghi, guardi che non è così, nel suo caso il diritto è stato correttamente attuato per questa e quest'altra ragione, quello per noi è un caso di chiarimento.
chiarimento, però è un chiarimento importante che diciamo aiuta a creare la fiducia nell'Europa. I vari modi per ricorrere a Solvit, poter appunto provare se si potesse essere utile, quindi il più importante è la denuncia online, perché noi vediamo direttamente il caso sul database, questi sono i nostri contatti e non so, io non so se ho ancora tempo, se sono... vado molto veloce, poi intanto ho messo il link e volevo presentarvi altri servizi perché sono importantissimi. Per esempio, Europe, se avete dei quesiti di cittadini e a cui non sapete rispondere, c'è questa rete, la Europa Consulenza, la rete della Commissione Europea, gratuita, che è formata appunto da avvocati specializzati in diritto dell'Unione Europea, che dà consulenze personalizzate, quindi su quanto viene richiesto, in una settimana. E tra l'altro, se ritiene che nella richiesta del cittadino ci sia stata una violazione di una norma da parte della pubblica amministrazione, gira direttamente a noi il caso, quindi noi riceviamo un servizio utilissimo. Altro servizio molto utile settoriale sono i centri di assistenza per le qualifiche professionali, tra l'altro il centro italiano è sempre presso l'ufficio mercato interno, quindi sono delle mie colleghe che cooperano, assistono i cittadini su questa materia. Loro hanno anche il centro in Svizzera, cosa che appunto noi non abbiamo, e mi sentirei appunto di dire anche di che c'è la rete NARIC per qualsiasi tipo di informazione sulla mobilità, le equivalenze dei diplomi. E infine, ecco, due slide, visto che appunto non sono stati presenti i colleghi della rete Finnet, perché la Finnet è la terza rete più importante che si occupa di controversie extragiudiziali, ed è una rete, anche questa europea, che lavora per appunto sempre tra due stati, quindi reclami transfrontalieri tra cittadini e consumatori e servizi finanziari. In Italia noi abbiamo quattro, diciamo, un punto di contatto che è l'IVAS per le assicurazioni, e questi sono i punti di contatto per invece le questioni più finanziarie. Tutte però hanno bisogno che il consumatore si sia già lamentato, cioè abbia già provato a risolvere la controversia, cosa che per esempio con Solvit non accade. Noi non dobbiamo, non siamo un organismo di seconda istanza, noi prendiamo direttamente il reclamo e cerchiamo di capire se c'è stata violazione. Ecco, non a questo punto forse non li faccio tutti, sicuramente il primo l'ho anticipato prima. Riconoscimenti qualifiche sono appunto quando un professionista va in un altro paese, come sapete è soggetto alla procedura di riconoscimento della qualifica professionale, e c'è una direttiva da 2536 diciamo ci sono anche qui dei tempi, e noi per esempio come LID abbiamo moltissimi casi con il MIUR perché hanno dei grossi ritardi nel valutare richieste di docenze. Visto che ci sono dei colleghi di università, io avevo selezionato anche un caso sull'istruzione, quindi università, questo era un caso Italia verso Olanda, quindi un caso che noi dall'Italia abbiamo aperto verso l'Olanda, in cui un familiare, quindi un cittadino italiano con una moglie, non ricordo, mi sembra albanese, e voleva appunto questa ragazza studiare in università olandese, e siccome è familiare di un cittadino europeo ha diritto a pagare le tasse che pagano appunto i cittadini europei, e questo perché appunto è previsto dall'articolo 24 della direttiva 2004/36, quindi in questa maniera abbiamo permesso di risparmiare a questa persona circa 9.000 euro. Analogo caso c'è stato aperto col Politecnico di Milano. E, ecco, ultimo caso che avevo selezionato, questo perché so che ci sono delle persone dei comuni collegati, quindi noi insomma, ovviamente la conoscete meglio di me, la direttiva 2004/38. Ecco, io il caso era un caso con un comune italiano in cui un po' particolare perché diciamo era una ragazza, una signora rumena che si era diciamo fatto una separazione, come sapete adesso c'è la possibilità se non hai figli di fare una separazione consensuale in comune, e in tal caso quindi non c'è un tribunale, e questa persona si voleva risposare in Romania, aveva bisogno di un certificato che il comune non gli rilasciava, dicendo appunto che si doveva rivolgere al tribunale locale, e ci sono dei moduli uguali per tutti, e noi ecco attraverso con questo caso siamo riusciti a fargli avere il certificato, e questa ragazza si è potuta felicemente sposare, e visto che tra l'altro aspettava anche un bimbo, e insomma ha potuto coronare il suo sogno perché era veramente disperata.
Spero che insomma la fretta non abbia pregiudicato la chiarezza. Comunque noi siamo disponibili telefonicamente, qualsiasi insomma richiesta potete contattarci, soprattutto se volete agire come intermediarie. Ultima cosa che voglio dire, l'esempio delle ASL. Le ASL, visto che mi ricordo c'erano dei colleghi, hanno funzionato molto bene, nel senso che loro sono, posso dire, tra le amministrazioni che più segnalano a Solvit casi di cittadini che hanno problemi con altri paesi. Cioè noi spesso riceviamo dalle ASL richiesta a favore da parte di cittadini, apriamo i reclami e riusciamo, grazie al loro aiuto, perché questi cittadini ovviamente Solvit non lo conoscono, però le ASL ci conoscono e devo dire, posso dire che l'amministrazione sicuramente italiana a livello locale, molto più delle motorizzazioni o dell'INPS, che segnala casi potenziali a Solvit e quindi in questa maniera siamo riusciti, diciamo, a garantire dei diritti a cittadini italiani. Grazie. Scusate, c'era un problema tecnico, credo che non mi abbiate sentito. Brevissimamente volevo rinnovare i ringraziamenti a Giuseppina Valente. Siamo lietissimi di aver aperto insomma, questo primo webinar con la presentazione di queste due reti che sono assolutamente importantissime e concrete. Grazie per l'esaustività la completezza delle informazioni che ci avete fornito. Dicevo che è stato estremamente interessante anche per noi dello Europe Direct scoprire che possiamo in qualche maniera veicolare, facilitare le richieste dei cittadini e comunque sicuramente ci adopereremo per illustrare quanto più possibile il fatto che esistano queste due reti e quindi che vi possano fare ricorso quanti più cittadini possibile. E vi ricordiamo che questo webinar è registrato, quindi anche le slide che sono state presentate dalle due relatrici saranno prontamente rese disponibili sul sito della pagina di Eventi.pa dedicata al webinar. Volevo ringraziare la collega Stefania Mulas, che è la collega della Rinnovazione Digitale che ci assiste e permette, rende possibili questi webinar. Ringraziamo tutti i partecipanti. Non so se Claudia, la nostra Claudia, che non ha un filo di voce, però penso che si unisca ai nostri ringraziamenti. Ringraziamo tutti i partecipanti. Eccola qui, Ok. fatti vedere, così. Eccola Sì, qui. chiedo scusa, ma appunto non ho voce e quindi stamattina non mi sono potuta, diciamo, non vi ho potuto salutare. Chiudi il microfono della fonia perché abbiamo testimoniato la tua afonia e ricordo che il prossimo appuntamento è il webinar che riguarda proprio la rete degli Europe Direct, dei centri di documentazione europea e delle reti per affiancare le piccole e medie imprese, quindi seguiranno aggiornamenti sulla data precisa prossimamente. Grazie ancora della partecipazione e speriamo davvero di esservi stati utili. A presto.